Vediamo di uscire da qui. Sembra quello dell'ottavo scatolone. Sì, l'ottavo. Sembra veramente di essere in quarantena. Tutti sti teli. Cosa è successo, Dina? Dov'è? Ehi, c'è qualcuno? Adesso cosa faccio? Non puoi cosa entrare faccio, nel dottore? Reparto. Passi dal laboratorio. Quanto me. Va bene, basta andare da qualche parte. Allora, devo ricordarle dei guanti e della maschera? No, lo so. Perfetto. Misuri la febbre ogni ora. E prelevi i campioni di sangue. Mi chiami subito se uno dei parametri dovesse scostarsi dai riferimenti. Credo che qua ne avete di filtri, eh. Non è che me ne date un po'. Allora. Una maschera infinita. È riuscito a isolare la gente. Non puoi entrare lì. Si tratta di un ceppo del virus Ebola, ma provare a metterlo in coltura è inutile. In pratica, in questo momento è in una fase non virulenta, senza il ceppo originario. Dottore, sa che io non sono. Mi scusi, colonnello. Questi sono i fatti. Nei primi due giorni il tasso di mortalità era attorno al 95%. Il terzo è sceso a circa il 25%. Oggi abbiamo solo due nuovi infettati e la loro infezione è leggera, potrebbero riprendersi presto. Come sa, Mosca non è mai stata l'habitat naturale di questo virus e nella sua forma originaria rimane pericoloso molto più a lungo. Insomma, questo cosa significa? Che non si tratta di un virus normale. È un ceppo a degradazione per le armi, messo a punto in modo da essere altamente letale per un breve periodo di tempo, per poi tornare innocuo. Dannazione. E da dove è arrivato? Ho sentito parlare di una nuova generazione di armi biologiche basate su questo virus, in sviluppo prima della guerra. Ma da dove sia riemerso dopo tutti questi anni? Armi biologiche. Mio Dio. In ogni caso ho fatto interrogare alcuni ranger. Uno di loro potrebbe aver portato questa sorpresa dal passato fino nella metro. Interessante. Quindi, vabbè, sì, si era capito che l'hanno portato i rossi. Però l'hanno proprio creato? Forse pure l'hanno trovato così? Già programmato in questo modo? Bisogna chiedere al dottore. Attenzione, rifugiati. Il cibo è l'altro verrà. Ah, io posso passare, va bene. Va bene, andiamo. Che bordello di voci. Urca. Mi hanno sparato così, vabbè. Me ne vado, eh. Sto andando, Oh, no, sti funghi. Artyom, sono qui. Artyom, sono veramente felice di sapere che tu e Anna state bene. Non possiamo permetterci di perdere tempo ammalandoci. Il tetro che stiamo cercando potrebbe davvero essere l'ultimo. Non possiamo perderlo. Andiamo. Questo è Khan. Andrò a prenderle l'insulina, altrimenti morirà. Può comprarne un po' qui. Non posso lasciarla passare. I rifugiati sono stati davvero fatti. I ranger di Tomilin erano qui. Uomini di corpo totalmente non si aspettavano di essere saltati dal fuoco e mitragliatrici. L'Alsa non sarebbe riuscita a proteggere la stazione senza aiuto, ma ha comunque dato ai rifugiati un posto dove stare. E un ospedale. Sicuramente tutto ciò gli sarà utile in qualche modo. Spiacente, è proibito senza permessi. Ecco il nostro uomo. Lasci passare all'autorizzazione. Penso che dovremo fare rifornimento di filtri e munizioni, Artyom. Probabilmente non avremo molte altre occasioni. Sì, sì. Va bene, allora ne approfitto.
Allora, venderei le solite munizioni che non mi servono. Ma queste le teniamole, però vabbè, non credo mi serviranno. Compro un po' di proiettili per il fucile da pompa, tanto ne abbiamo. Che è al massimo, al massimo. Al massimo, perfetto. Vieni qui, Ranger, mercanteggiamo. Tutto al massimo, ottimo. Qua, ah no, ok, per le armi, va bene, giusto per curiosità. Cos'ha? Un bel mitragliotto. Questa mitragliatrice pesante a pallettoni è devastante a corto raggio, ma consuma munizioni molto velocemente e non supporta silenziatori. No, no. Questo cos'è? Silenziosa arma a tamburo, d'aria compressa, spara frecce di metallo. Ok, no, no, ma... Io mi trovo benissimo con le armi che ho. I filtrini li abbiamo già presi. Artyom, prendi nota dei fondi impiegati dall'ANSA per questa quarantena. Di solito non dicono mai quanto spendono. Attenzione lì sulla piattaforma. Forse vorranno tenersi passo sulla manica per le negoziazioni a Polis. Buona fortuna nella galleria, Ranger! Grazie, In un altro momento, in un altro posto, quello che è successo mi avrebbe cambiato la vita. Ma un altro momento non c'è e l'unico posto è la meta. Per questo dobbiamo fare tutto il possibile per salvarla. Devo sbrigarmi a raggiungere il tetro. E Anna deve riferire a suo padre quello che stanno facendo Corbut e Mosquin. Il resto è lusso che ora non possiamo permetterci. Traffico in uscita! Aprite! Presto i leader di ANSA, Linea Rossa e Impero si incontreranno a Polis, sperando di raggiungere un accordo pacifico sul disegno. Ma conosco troppo bene la natura dell'uomo, Artyom. La guerra è sicura come il calare della notte, a meno che non accada un miracolo. Passate pure! Beh, non raggiungeremo il treno con il tetro percorrendo la galleria. Ma c'è un altro modo. Stiamo lasciando la stazione. Ecco il nostro lasciapassare. Va bene. State andando a Polis? No. Aprite la galleria interlinea. Ma l'interlinea è un vicolo cieco ed è molto pericolosa. Un vicolo cieco? No. È da lì che raggiungeremo Polis. Aprila. Non è che ha un altro piano lui. Mi sta portando da qualche altra parte. Andiamo, Artyom. Non so. Forse dove c'è il tetro, ma seguiamolo visto che. Avanti, non posso tenerla aperta per sempre. Un attimo. Attenti ai generatori. Sì. Come vedi, non è un vicolo cieco. È solo quello che sostengono le autorità dell'ANSA per scoraggiare l'ingresso in queste gallerie. Un uomo non preparato potrebbe perdersi facilmente, o perfino perdersi dentro se stesso. Finché resti con me, sei al sicuro. Sarà mica una specie di viaggio spirituale? Non so. Visto che lui è l'unico corso con la mente un po' più aperta. Un po' di vento. Credono che la metro sia fatta soltanto di gallerie e stazioni. Un conglomerato senza vita e senza anima creato solo da mani umane. C'è un posto speciale nella metro. I pochi che lo trovano non tornano più. Lo chiamo fiume del fato perché può cambiare il tuo destino. Lava via il limo del passato e ti offre la possibilità di cambiare il futuro. Passo, Ecco appunto. Dicevo io che ci sta conducendo, sì, specie di viaggio spirituale. Bene, allora aspetto che fai passare. Se un uomo entra in questo fiume con disperato bisogno di una simile possibilità e desiderando disperatamente di ottenerla, potrebbe essere portato in un posto e un tempo dove essa gli sarà concessa.
bloccato. Ok. Ti aspetto, è pericolo. Beh, devo stargli vicino. Ricorda, ha detto, no? Dobbiamo trovare il tetro. È l'unica cosa che dobbiamo chiedere al fiume. Sì. La metro è una creatura viva, che respira, con un cuore che batte, un'anima e una mente. Giù di lì, aspetta, qua cosa abbiamo? Un attimo, nuovo appunto. Ricordo che Colbut aveva chiamato l'operazione a Orti un esperimento. E se questo massacro non fosse il preludio di una grande guerra, ma solo il test per una nuova arma mostruosa? E se i rossi stessero semplicemente distraendo l'ordine e l'ansia mentre preparavano un attacco molto più potente e travolgente? Volevo essere un soldato per proteggere l'umanità, ma tutto il sangue che ho versato non mi ha aiutato a prevenire la guerra che è già cominciata. Non sono diventato un supereroe capace di uccidere il cattivo e salvare il mondo intero. Non che lo sognassi, tutti lo fanno, ma quando la guerra comincia si rivelano quasi tutti carne da cannone. Molti non sopravvivono nemmeno al primo scontro, e io, come un minuscolo ingranaggio, posso solo ruotare intorno a un asse prestabilito e guardare l'immensa ruota del massacro che gira. Forse è per questo che seguo Khan. Questa potrebbe essere l'unica possibilità di cambiare qualcosa. Vabbè, speriamo. Magari insieme al tetro, boh, non lo so, ci alleiamo e boh, sconfiggiamo i rossi. Non so. Dobbiamo stare attenti qui. Munizioni, sì, ma le ho già prese, grazie. Sono già strapieno. È un posto abbandonato. Sì. Posto bello grande. Troppo, che prima ha detto di stare lì vicino. Ci sei? Guarda. Il solito casinista. Ciao. Ok, tutto a posto. Ancora? Madonna. Preso, ma non è morto. Ora è morto. Ottimo. E kit medici. Sono solo dei mostri, nient'altro. Andiamo. Sì, l'avevo capito da mo' che li incontriamo sti mostri. Ok, adesso posso dare fuoco alle ragnatele? Bene, c'è qualcosa dietro alle ragnatele. Un passaggio. Però è chiuso. Interessante.
Sarà un segnale. La grata è arrugginita e attaccata male. Ma vuol dire che abbiamo andare di qua? Dammi una mano, Artyom. Sì. Uno, due. Continua a bruciarle, Artyom. Va bene. Guarda, dell'acqua. Ci siamo quasi. Siamo piuttosto vicini. Sì. Mi fido di te. Io non so dove sto andando. Cos'è? Cos'è sta roba? L'oscurità ci avvolge. Non dobbiamo perderci. Non affrettarti. Ah, e non okay. Farti sorprendere da nulla. Un luogo dove non vanno le luci. Questa cosa me dovrebbero spiegare, però, eh. È un posto strano. Sì, io l'avevo capito. Pronto? Puoi rispondere tu. Credo che sia per te. Veramente? Va bene. Rispondiamo. Che è il tetro che mi telefona. Ah. Vabbè, abbiamo. Sì, io ti sto seguendo, Ma c'è qualcosa che ci insegue, no? Eccoci qua. Questo è il fiume del fato. Non è così impressionante. Dobbiamo entrare in acqua. Sì. Entra in acqua e immagina come vorresti cambiare il tuo fato. Pensa al tetro. Avanti! Ci sto pensando, ci sto pensando. Forse. Quando ero sulla torre. Ti ricorda nulla? Sì. È la torre. Quando non ho ammazzato gli altri. C'è la città dei tetri. È il momento in cui ho lanciato il missile. Sì. Guarda. Quello sei tu. Mm-hmm. Il fiume ti purificherà. Perdonerai i tuoi peccati. Puoi cambiare il tuo destino. Puoi riuscirci. Scegli il tuo destino e liberati. Cosa devo fare? Questa era casa loro. E restano soltanto polvere e cenere. Non è che lui è un tetro travestito da umano. Viene sto dubbio. Guarda, eccolo là. Tutto sto. Seguiamolo. Ok. Però. Vai però. Più in fretta. Beh, l'ho preso? No. Che cavolo. Non possiamo permetterci di perderlo. Di qua forse no. È un vicolo cieco. No. Non c'è nessuno. È un vicolo cieco. È qui che l'avevi quasi catturato. Devi riprovarci, Artyom. Veramente l'avevo preso, eh. Il tetro è ancora in quel circo. Sul treno. Quel circo. Guarda. Seguiamolo, corri!
Sì. Davanti! Presto, avanti! Devo saltare? Ci siamo tornati in noi. Oh. Accidente. Il fiume mi ha quasi ucciso stavolta. Ah, funziona di nuovo. Siamo tornati al deserto del tetro. Quando siamo usciti dal fiume, il tetro era molto vicino. Non può essersi allontanato troppo. Posto 13. Posto 13. Massima allerta. Ripeto, massima allerta. Sabotatori rossi avvistati. Potreste essere attaccati. Il treno di evacuazione è considerato troppo il loro tardi. Bersaglio primario. Massima allerta. Aspetta, non voglio far rumore. Ok, una chiave. Ma il loro treno deve essere nei paraggi. Madonna, quanti kit. Massima allerta. Ripeto, massima allerta. Sabotatori rossi avvistati. Tanto non c'è nessuno. Non è che c'è una cassaforte qua. Massima allerta. Arrivo un attimo, controllo. Abbiamo bisogno di quel miracolo, Artio. Ricorda tutto quello che ti ho detto sul tetro. Devi salvarlo e poi forse lui salverà tutti noi. Forse. Eccola la cassaforte, cercavo. Ogni tanto trovarne una fa piacere. Eccomi. Non gli ho mai creduto. E non c'è da stupirsi. Ma le parole di Khan erano vere. Questo strano fiume mi ha portato nel passato, nel momento in cui ho inviato il segnale e sterminato i tetri. E poi mi ha lasciato in un posto dove posso trovare l'ultimo di quella razza. Un bambino, innocuo e indifeso. Khan lo chiama l'ultimo angelo. Il treno deve essere qui da qualche parte! Me lo sento! Senti quel rumore? Sì. E il treno! Avevamo ragione! Accelera allora. Presto, dobbiamo raggiungerci. Quella. Aspetta, va. Meglio questa, sì, Aspetta, Artyom! Altri due! Fuoco! Ma che cavolo, avevo finito i colpi. Ok. Forza, non possiamo lasciare che ci superi. Morto, sì. Eccolo! Ecco il piano, Artio! Raggiungiamo il treno e tu ci salti sopra! Non c'è altro modo per fermarlo! Dannazione, i rossi ci hanno battuto! Aspetta, Artio! L'ho preso! Ma che l'ho preso? Devo saltare su? Vabbè. Occhio. Ottimo! I binari convergeranno presto, Artio! Dovrai saltare! Raggiungi il vagone con le gabbie! E quello in testa! Poi libera il tetro e ferma il treno! Io cercherò di starti dietro! Un altro, no. Via, via! Thank you.
Madonna. Aspetta, ci la pompa, grazie. No, non volevo ricaricare. Permesso. Cavolo. Ok, morto. Olè. Ciao, sì. Aspetta, ricarichiamo un attimo. E qua la luce non serve. Oh, appunto. Khan, non so mai che aspettarmi da lui. Non so neanche cosa sia davvero un filosofo. Ah, cosa sia davvero lui, sì, cioè. Lo stavo chiedendo anch'io prima. Un filosofo errante, un mago, un visitatore di una dimensione parallela. Come si guadagna da vivere? Salvando la gente o uccidendola? Mi fa sempre sentire come se non capissi niente della vita o del mondo in cui vivo. Mi mostra cose che non so spiegarmi e che non mi spiegherò mai. Fa sembrare ovvio l'assurdo, mentre l'assurdo diventa logico e naturale. E se avesse ragione e se i teti non fossero demoni o creature infernali ma angeli, e se fossero in grado di salvarci, se potessimo vincere l'animale che è in noi e trovare un linguaggio in comune con loro... Quante domande. E se il piccolo tetto seduto in una gabbia in questo treno fosse davvero l'ultimo angelo? E se sarà lui a giudicarci tutti? Quante domande, troppe. Aspetta. Lo vedo. Forse l'ho preso. Non so. No. Meglio la K. Ce n'è un altro. Morto, sì. Balla tutto. L'ho visto. Ok. Devo curare, sì, va meglio curarsi, va, tanto abbiamo appena preso un kit. Oh, dov'è? Dov'è sto... Urca, questo è quello pesante, corazzatissimo, ma è morto lo stesso. Dove sei? Eccolo. Ciao. Non faccio niente. Oh. Grande adesso. Mamma, ho paura. Non avere paura. Non ce n'è motivo ora. Non andartene, mamma. Sono così solo. Non sei solo. Sei il primo. Ci ricordavamo di te e ti aspettavamo. Riuscivamo a ricordare tutti i pensieri della nostra razza. E tu hai ucciso tutti, e ora sono solo. No, mica è morto. È svenuto, forse.
Ovviamente non posso ucciderlo. E finché sarò vivo e il mio cuore batterà, lo proteggerò. Khan dice che riusciremo a usarlo per fermare la guerra. Sì, può fare i miracoli. Ma non voglio usarlo. La sua guerra è finita quando ho puntato i missili contro la sua casa, la sua famiglia. Mettiamolo in salvo. Aria. Sopra. Nero. Sopra. Oh, è vivo. Bello. Qui. Vagliore. Tutti intorno. Laggiù. È difficile respirare. Brutto. Ah beh, lui giustamente respira. Stai cambiando. Giustamente si sarò trova lì, meglio nel bagliore, ma ti rimarrò vicino. Ok. In superficie respira. Chissà come fa a respirare.